Oggi siamo qui con Maria Marchitelli, originaria di Santa Agata di Puglia, e siamo qui alla Galleria di Via Po in occasione di una mostra, della mostra di appunto dei suoi quadri. Uno dei soggetti principali di questa nuova mostra sono comunque i mezzi di trasporto, come il treno, un tram di Torino, magari una mongolfiera. Cosa rappresentano per te? Ecco, perché a me piace tantissimo viaggiare e quindi per questo faccio volentieri i mezzi di trasporto, soprattutto in particolare il tram di Torino, il numero 7, perché mi ricorda la mia infanzia. E poi amo fare i treni a vapore, perché anche questo ricorda i vecchi tempi quando c'era l'immigrazione. E poi anche il tram, il numero 15, perché è un vecchio tram che ho sempre preso per venire in centro qui a Torino. La mongolfiera? Ecco, le mongolfiere le ho fatte perché io con la mente mi piace spaziare, sognare, mi piace volare. E quindi ho fatto le mongolfiere per quello, perché danno spazio e danno un senso di libertà. Tra i tuoi quadri ci sono delle figure umane, però non sono proprio rappresentate, diciamo girate, volte verso chi le osserva. Hai preferito rappresentarle magari di spalle o comunque di profilo, ad esempio come la ragazza, la bambina seduta sulla panchina con l'ombrello. Come mai hai deciso di rappresentarle in questa maniera? Rappresento le figure in questa maniera perché mi piace che le persone che vengono a guardare i miei quadri possono spaziare con la loro fantasia, quindi possono interpretare a modo loro il quadro e andare oltre quello che c'è sull'acquerello. Guardare oltre e magari anche immedesimarsi in queste figure. Poi mi piace fare appunto i bambini tantissimo perché esprimono purezza, innocenza e anche lì cerco di dipingerli con molta delicatezza e anche lì li riprendo di schiena perché voglio lasciare spazio anche lì alla fantasia delle persone che lo osservano. Il quadro che rappresenta all'interno del castello di Santa Agata di Puglia, come ho detto prima, il tuo paese natio. Cosa ti ha spinto a rappresentarlo? Cosa ti lega principalmente? Principalmente il mio paese di origine. Manco da tantissimo tempo da questo paese, sono andata a visitarlo ultimamente e ho visto che non è cambiato nulla, che è rimasto sempre lo stesso paese medioevale, con le sue vie strette, con queste case caratteristiche tutte in pietra. Mi è piaciuto veramente tanto e quindi ho visitato anche il castello e mi ha colpito proprio questo cortile del castello che era pieno di fiori, perché era il periodo di Sant'Agata in fiore. E quando sono tornata qui a Torino l'ho subito riprodotto in acquerello. Pensi mai di portare i tuoi quadri in mostra giù al paese, a Sant'Agata? Sì, questa idea l'ho avuta già diverse volte, mi piacerebbe davvero poterla fare. E, certo che la distanza è un po' tanta, però con la collaborazione delle persone che abitano a Sant'Agata potrei organizzare qualcosa con la collaborazione magari di Leonardo Capano, della Proloco o di altre persone. Quindi la farei davvero volentieri. Questa intervista verrà trasmessa sul sito dei Sant'Agatesi del Mondo. Vuoi approfittarne per mandare un saluto? Sì, certamente. Mandi un saluto particolare a tutti i miei compaesani di Sant'Agata e poi un saluto grande a tutti i Sant'Agatesi nel mondo. Grazie mille.